Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, anche oggi siamo tornati su PES 2018. Oggi però continuiamo la nostra grande scalata al diventa un mito con Marcoligno. Direi quindi di non perderci subito in chiacchiere e andare avanti e vedere cosa ci aspetta di queste partite future. So che è aperto anche il campionato, magari sai, è stata annunciata la miglior squadra del mese di Serie B con te.it. Non ci siamo. No, ci siamo, Marcoligno, eravamo dentro. E dai, eravamo dentro. Eh sì. Giochiamo in Team Cup. Io non le giocherei le partite di Coppa Italia perché fanno schifo al calcio, però. Siamo comunque come trequartisti. No, dai, porco. Ma perché giochiamo bassi? Cioè, il 19esimo abbiamo la squadra bassa. Ma che cazzo di allenatore c'è? Ma chi c'è come allenatore? Oronzo Canà? Ma no, perché sennò avevamo il modulo a farfalla. Cioè, è già qualcosa comunque, che giochiamo contro il Parma e non abbiamo subito gol. Però la squadra è troppo bassa, cazzo. Vediamo se al secondo tempo l'alza un po'. Tanto lo so che mi fa uscire, perché non abbiamo... io ho fatto un tiro in porta, la mia squadra ha fatto un solo tiro in porta. Vai. Vedi che se la squadra fosse stata un po' più alta c'era quello che la poteva prendere. Minchia, mi fa incazzare tantissimo. Vedi, e poi mi sostituisce. Mo perdono perché come esco io, perdono. Guarda, Cioè, va bene, abbiamo pareggiato. Può anche farmi piacere che abbiamo pareggiato contro il Parma. Cioè, il Cittadella che va a pareggiare contro il Parma potrebbe essere tanta roba. Ma perché l'allenatore non si mette un dito in culo e se ne va a fare... No? Ho preso 6. Mi abbassa la media, cazzo. No, perché avrei veramente intenzione di non giocarla questa. È solo che se io la simulo, la perdiamo sicuro. Perché il Parma sulla carta è più forte, quindi il com fa vincere il Parma. Guarda, oggi parti dalla panchina e allora la simuliamo, ma sti cazzi. Mi fa entrare quando magari stiamo perdendo 7-0. Sti cazzi, salta l'incontro. Perdiamo fuori dalla Coppa Italia. Guarda. Secondo te, ma stai fuori. Cioè è brutto perché non la volevo simulare. Però farmi giocare una partita che dura 10 minuti con la squadra tutta bassa, tutta in difesa. Sono un trequartista, io devo andare a fare gol oppure a fare assist. Ma mi fa incazzare perché l'allenatore ha messo la squadra tutta bassa. Come cazzo fai a giocare con la squadra tutta bassa? E quindi riniziamo da adesso. Signori, andiamo a farci la nostra prima partita del video. Contro l'Avellino, sì, stadio, tutto a posto, notte sereno, corta, bella. Quindi non possiamo perdere oggi, Mi devo fare i cazzi miei. Dammi la palla. Dai. Sei un figlio di zoccola. Guarda, si allontana. Perché la squadra è bassa. Perché se no sarebbe andata a pressarlo. Che allenatore di merda. Che squadra del cazzo. No, Marcoligno. Non ci arriverà mai quel coglione. Oddio, ci è arrivato. Oddio. Ci avevo sperato. Quando ho visto che ci è arrivato, ci avevo sperato. Oddio. Ma era fallo quello. Ma che cazzo è? È un sandwich. Mi hanno chiuso in due. Che palle. Poi mi fa incazzare quello che dice il telecronista. Cioè, ho preso 5 e mezzo, no? Dai, aspetta, parliamone. Cioè, tiri 3, passaggi riusciti 16 su 10. Passaggi 16, 10 riusciti. Porco d***o, ma ti stai zitto che sto parlando. Guarda questo, no? Guarda questo. Questo ha preso 6 e non ha fatto un cazzo. Guarda. Col Brescia? Andiamo a farci quella col Brescia. Quello che mi fa incazzare è perché quando hanno palla i nostri avversari
L'allenatore deve abbassare tutta la squadra, anche se siamo in attacco. Se mi lasci la squadra un po' più alta, se io prendo palla, c'ho l'uomo a cui passarla. Invece con la squadra tutta bassa, il computer poi viene a pressarti in tre, come avete visto, è un casino. Queste cose mi fanno sbarellare male, mi fanno sbarellare malissimo. Ma che cazzo stanno a fa'? Si stanno spompinando da soli. Guarda che non sono fanno passare. Guarda che non, porco di. Che pallone del cazzo! Figlio di puttana bastardo! Ma ti sembra un cazzo di pallone da passarmi? Dammela sull'allungo, sto correndo come un caimano, no? Guardami, guardami, sali con me. No, vabbè, salgo da solo. No! Era bella questa, era bella. Dribbling, dribbling. Dai che non me l'ha fatto, porco di... Guarda che devo bestemmiare male, vaffanculo, va. Cioè, 0-0. E li ho fatti io i due tiri in porta, perché i miei non salgono. Perché la squadra sta giù, ma è possibile? Che pezzi di merda. Guarda che era lì e non l'ha presa, mannaggia Gesù. Tagliala, guarda oggi c'ho la bestemmia facile, non mi rompete il cazzo. No! Pensavo che entrasse. Ho detto gliela tiro forte così. Cazzo, il mio la para, ma corica il portiere ed entra dentro. Vai, buttala dentro! Sei una merda! Non è possibile però, non è cazzo possibile. Bravo! Bravo! Il cazzo è Settembrini, ma vaffanculo, va. No! Stai scherzando! Stai scherzando! Ma che cazzo di gol è? Il mister dice che non è contento, ma è uno, se il mister è un figlio di puttana. Cazzo, mi abbassa la squadra, non c'ho nessuno a pressare. Guarda questo che cazzo di passaggio che fa. Se avevi l'altro libro la passi a me, coglione. Mo mi cambia. Porco Dio. Oddio, ha segnato. Litteri, ci pensa lui, signori. Va bene, sono contento. Ste merde, oh. Con la squadra tutta abbassata abbiamo segnato. Io non so come cazzo faccia la squadra tutta abbassata a salire in attacco, però no. Crossala! Crossala! Ma che cazzo di cross è? Va bene lo stesso. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ho preso 6. Col delfino curioso, sto contro delfino curioso. Dai, delfino curioso. Passami la pa... Ma perché non me la deve passare quando glielo dico io, no? Che palla del cazzo, frate, che palla del cazzo. E fallo! E cazzo fallo! Mi ha ucciso! Oddio, batto io! Ma che cazzo fa quel coglione? Ma dovevo battere io! E il figlio di troia che non mi ha fatto la finta! Che pezzo di merda! Succhiamela! Oddio! È uscita bella, eh! Guarda i numeri di Marcolino! Oddio! Non ci voglio credere! No! No! Guarda quanto cazzo sono scriptate ste merde! Oh, è il 48esimo, era 1 minuto di recupero! Porco due, oh!
Cioè, lo vedi? La mia squadra ha fatto 3 tiri in porta, li ho fatti tutti io i 3 tiri in porta, perché la squadra bassa non c'è in attacco, sto da solo. Ma prima non era così, o sbaglio? Io cambio la difesa e me ne frega il cazzo. Io voglio giocare per divertirmi, non per sclerare male. Porca puttana! Non salta neanche il mio! Abbiamo perso. Porco due, oh. Lo sapevo già che era gol. Latte là. Sei anche nero e ti chiami Latte là. Ti chiami, guarda. Guarda che cazzo para sto portiere. Ma noi un portiere non lo possiamo prendere? No? Dai, dove cazzo vai? A coglione. Marco Liglio si vendica, signori, guardalo, a coglione. Cazzo mi spingi, pezzo di merda. Guarda che ti faccio fa fine brutta, eh. Micchia, guarda com'entra quello, poi non ho ragione io. Stai scherzando? Dai, dai, l'azione è buona, eh. L'azione è buona, cazzo. Guardami, guardami. Perché? Perché? Vaffanculo, va. Abbiamo preso pali, traverse, cose varie. Non abbiamo vinto una partita. Che schifo. Ma stai scherzando? Ho preso 4 tiri. Ma se prendo le traverse, mica è colpa mia. No, ho i pali. Che cazzo vuoi? Signori, abbasseremo la difficoltà per il prossimo episodio, perché io volevo iniziare il Diventa un Mito per divertirmi, non per sclerare malissimo, sbattere pugni, bestemmiare come uno scatiratore di porto, come uno scaricatore di porto, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho iniziato per divertirmi e a Superstar non mi sto divertendo. La prossima volta abbasso la difficoltà. Poi, chi lo vuole vedere lo guarda, chi non lo vuole vedere me frega un cazzo, perché mi devo divertire io per portare qualcosa sul canale. Poi vi divertirete. Vi divertirete anche voi. Ok, e ce l'ho fatta a fine la frase. Signori, io spero che questo episodio vi sia comunque piaciuto. Lo so che vi è piaciuto, perché quando lo zio Chris bestemmia spacca tutto, mi piace. Signori, vi devo inoltre ricordare che sotto in descrizione ci sono i canali di Marco Ligno, Marco Bayon Gamer e Christian Aim dal Tube, no? Trovate il link in descrizione, come trovate il link di PES Italian Bar. Passateci, richiedete l'iscrizione, venite a farci compagnia se siete appassionati di PES. Signori, se il video vi è piaciuto, come al solito, un bel pollicione in su, un bel commentino, condividete questo video. Noi ci vediamo, con un nuovo episodio di, ma comunque sarà molto divertente. Bella, signori, bella! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light.